sempre le informazioni precontrattuali che devono essere riportate nei siti di commercio elettronico, tali siti devono indicare le eventuali restrizioni relative alla consegna e i mezzi di pagamento accettati, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione. Se un contratto a distanza impone al consumatore l'obbligo di pagare, le informazioni devono essere date prima che il consumatore inoltri l'ordine. Se l'invio dell'ordine è effettuato con l'azionamento di un pulsante o con altra funzione, sulla parte da azionare deve esserci l'informazione dell'obbligo di pagare. Questa è la condizione per dare validità al contratto. Se lo spazio o il tempo per visualizzare le informazioni sono limitati, prima della conclusione del contratto devono almeno essere date informazioni sulle caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto.